Un bilancio positivo quello tracciato dal prefetto di Trieste e commissario di governo Valerio Valenti nell'ambito dei controlli straordinari predisposti in occasione delle festività pasquali dalle forze dell'ordine per monitorare l'osservanza delle normative anti-Covid e il rispetto della zona rossa. 8.048 le persone controllate, 866 esercizi o attività commerciali passate al setaccio dalle forze dell'ordine dal 3 al 5 aprile, 173 le sanzioni, 14 le persone denunciate, 6 titolari di esercizi multati e una chiusura provvisoria di attività. Per andare nello specifico, la giornata di Pasquetta è stata quella che ha registrato più trasgressioni, 87 in totale su 2.623 controlli, 4 le sanzioni sulle attività o esercizi commerciali su 365 controllate, chiusa provvisoriamente un'attività commerciale nell'ex provincia di Gorizia. Nella classifica delle sanzioni combinate dalle forze dell'ordine nei 3 giorni, al primo posto abbiamo Udine con 71 soggetti sanzionati, seguiti da Trieste con 53, Gorizia e Pordenone con rispettivamente 30 e 26. In Friuli Venezia Giulia i cittadini per il secondo anno consecutivo sembra abbiano rispettato le restrizioni imposte.